Bitcoin riprende la via del eh, rialzo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Come da attese ragazzi sul video che eh, abbiamo postato lo scorso eh, lunedì, ecco la fase di ripresa di Bitcoin eh, che in effetti anche sulla parte del dip ragazzi... Non è stato molto pronunciato perché il dip che ci aspettavamo dal video di lunedì è eh, arrivato ma in maniera molto delicata, questo come sempre perché il mercato dimostra molta forza. Eh, è ritornata quindi la fase rialzista di brevissimo periodo, quanto durerà perché il problema a questo punto è la partita che si gioca. Questa fase, come vi dicevo nel video di lunedì, ha l'obiettivo di andare a rompere i massimi di Bitcoin e a fare nuovi massimi di Bitcoin. Se riuscirà a fare questa cosa, allora ragazzi, è possibile anche che i massimi del 2023 saranno segnati proprio da questo swing al rialzo. E da lì in poi la partita poi si gioca sulla seconda parte del ciclo annuale di Bitcoin. E tutto viene messo un po' in discussione, un po' tutto quello che ci siamo detti. Allora, sono molto contento di eh, vedere po' che il mercato ha in sostanza seguito quello che eravamo, avevamo detto nel video di lunedì. Molti di voi probabilmente hanno anche fatto le loro analisi e poi seguite, eh, seguito i loro plan. Io come sempre dico, ragazzi, non copiate mai i trader, nessun trader dovete copiare, neanche i più bravi del mondo, perché... A prescindere quelle che sono le fasi ehm, sulla uh, parte psicologica di ognuno di noi dipendono dalle nostre propensioni al rischio, dai nostro investimento, dal nostro capitale, la nostra età. Tantissime cose. Quindi non dovete mai copiare, ma dovete comprendere le logiche che ci sono dietro: cioè la programmazione, il planning, uh, la strutturazione di quello che è. L'operazione di investimento non ha sentimento, come si dice in gergo, ragazzi. Va bene, allora così si ragiona in termini professionali, non sono casuali, tutte queste operazioni che poi vanno sempre a buon fine sono frutto appunto di un ragionamento e di una metodica ben precisa. Allora andiamo a vedere però questo uh, grafico di, di Bitcoin: un po' di update su quanto riguarda la struttura dell'analisi ciclica, sembra che Bitcoin abbia proprio seguito quello che mi avevamo detto nel video di lunedì, un chi di voi non l'avesse visto ragazzi può andarlo a rivedere, ve lo metto sulla mia testa il, eh, metto sul, sulla mia testa il link al video. E detto questo io direi di fare un leggerissimo briefing anche sulla questione di Ethereum Perché eh, lo staking sta ritornando normale Quindi la curva, vedete, sta tentando di recuperare l'ultimo down Che era dovuto alla questione di Binance Quello del, um, eh, dell'opening appunto di, di Binance e, e sta più o meno recuperando ragazzi un po' eh, È ancora in una barra di congestione Se io dovessi allargare questa... Uh, visuale a ah, più giorni probabilmente um, avremo uh, una um, visuale più eh, schiacciata quindi ancora eh, manca maggio con l'ultima fase di withdraw eh, da parte di Lido che è il più grosso, secondo me, è il più grosso di Binance e poi eh, i giochi si rifanno dopo, quindi quello che sarà appunto la situazione finale però ETH comunque regge ragazzi non ci sono stati grandi mh, cambiamenti, alla fronte tasso di interesse per il prossimo funk della Federal Reserve il 3 maggio, che ormai si avvicina in pratica, quindi manca pochissimo una settimana uh, ancora l'80% pensa ad un rialzo dei tassi, seppur un 20%, ragazzi, vedete, è uh, uh, convinto anche che i tassi di interesse potrebbero non aumentare nel FONC del 3. Ovviamente, ragazzi, tassi che non aumentano significherebbe un boom uh, dei mercati che la prenderanno positivamente come fase finale. Quindi, i, della uh, politica della Federal Reserve di rialzo dei tassi di interesse, che è iniziata, uh, lo ricordo, fra qualche mese fa. Uh, dati solo domani, quelli che secondo me sono significativi, come vi dicevo, ancora il PIL. Gli altri dati sono stati eh, più o meno standard, niente di anomalo. Addirittura le vendite in nuove abitazioni superiori, nonostante i tassi di interesse altissimi, ragazzi: economia americana uh, con il turbo. Veramente incredibile! Eh, dopo una serie di rialzi dei tassi, addirittura insomma, anche i permessi a costruzione eh, per le nuove costruzioni sono superiori, addirittura al previsto, sono inferiori ai precedenti dati ma superiori al previsto come le vendite addirittura che sono superiori ai precedenti e superiori al previsto e di gran lunga anche certo non grandi eh, cambiamenti però comunque ragazzi con al ah, tasse interesse a questo livello questo livello insomma sono dati stellari allora eh, detto questo andiamo a vedere mh, proprio a fare anche un briefing su quella questione legata a nasdaq come dicevo la scorsa volta se nasdaq eh, dovesse iniziare diciamo una fase di ripresa potremmo poi assistere a, a un boom anche di bitcoin in effetti proprio nei giorni scorsi ragazzi in alta che ha fatto un nuovo minimo eh, indicando che qui in questo punto non c'è stata una close di un ciclo importante quindi questa view è da eh, rivalutare perché ciclicamente questa centratura non è corretta eh, quindi andrà rivista ragazzi o sta allungando la chiusura del ciclo Semestrale, che a questo punto però diventa un po' lungo anche per Nasdaq. Ma da eh, te, che soppa, potrebbe averlo fatto proprio nella giornata di ieri. Io eh, riaggiorno questa view in questo momento, poi mh, nei, mh, entro la fine della settimana avremo più informazioni. Eh, ragazzi, questo dato di questa fase di bassista di Nasdaq è, è positivo per le cripto perché le cripto hanno reagito comunque bene. Vi ricordo che se dovesse iniziare una nuova fase, un nuovo ciclo semestrale, per esempio per, Nasda eh, per Nasdaq... È chiaro che Bitcoin, volente o nolente, reagirà in maniera positiva, quindi la spinta ulteriore potrebbe ancora una volta arrivare proprio da quella zona lì, quindi da quell'up eh, di, di Nasdaq. Monitoriamo la situazione, che comunque Nasdaq, ragazzi, è chiuso al di sotto di questi livelli di resistenza. Un down, per esempio, al di sotto dei 12.5-12.600 punti sarebbe molto negativo, quindi questa zona è da monitorare. Quindi iniziamo anche qui. Ad avere un po' il, il senno no? di quello che potrebbe essere questa seconda parte dell'anno, che è, è assolutamente delicata. Quindi non è, mm, mm, tra virgolette, semplice. Questa non è stata semplice, ragazzi. Però, uh, per chi magari seguiva degli schemi di analisi ciclica e delle, delle fasi di trading, sicuramente. La parte del periodo dell'anno eh, novembre e eh, eh, marzo di Bitcoin e eh, del Cripto è stata stellare. no? Quindi, ragazzi, abbiamo fatto grandi numeri però la seconda parte insomma la vedo un po' più complessa. Allora, guardate qui il rimbalzo del, eh, di Bitcoin. Il rimbalzo del gatto morto, sì o no? <ride> allora, questa è la vera domanda perché. È una domanda delicatissima. Allora, intanto questo rialzo indica che sul minimo del 24 aprile Bitcoin ha chiuso un ciclo mensile da 28 giorni, pre il precedente ciclo da 17 giorni è un'anomalia molto strana. Qui c'è qualcosa che va eh, compresa meglio, eh, perché sembrerebbe a questo punto che mh, tutta la struttura del ciclo trimestrale sia diventata una struttura a tre tempi e quindi io l'ho costruita proprio così adesso seguo questa view ehm, non sto seguendo molto i mensili per operare in questa fase come state un po vedendo sto seguendo più il ciclo settimanale proprio perché la difficoltà di centratura dei cicli mensili non porta beneficio nelle fasi di trading il ciclo settimanale è più breve più delicato e più difficile da tradare dovete essere ovviamente esperti però in questo momento c'entra meglio ragazzi il mercato quindi fitta meglio il mercato perciò eh, si va su quello è chiaro non possiamo decidere noi cosa fa il mercato quindi noi dobbiamo adattarci però la struttura dei mensili sembra proprio una ternaria fatta in questo modo a questo punto se sul minimo del 24 di aprile è iniziato un nuovo ciclo mensile di bitcoin ehm, dovrebbe andare a chiudere tutta la struttura del ciclo trimestrale entro la fine del mese di, di maggio, circa, quindi dal 20 maggio in poi. Questa cosa co eh, cosa, significa, questo cosa significa, ragazzi? Che lo slancio di Bitcoin di questa struttura. Uh, is uh, the last chance come vi ho detto nell'ultimo video deve spingere per fare i nuovi massimi se li fa li fa in questa struttura di tempo uh, allora ok nel successivo uh, ciclo trimestrale eh, bisogna stare molto attenti ragazzi perché poi si va in un ambito di close del ciclo annuale quindi potremmo avere delle difficoltà nulla vieta di fare i massimi anche dopo maggio ragazzi eh, attenzione però le probabilità sono ridotte, questo è il significato, cioè si riducono le probabilità. Poi può avvenire, ma se noi ragioniamo in termini di probabilità e quindi analizziamo n casi così, quindi 100 casi così, vedete che le probabilità sono ridotte per quel cluster lì quindi questo significa magari non sono il 30-40% ma sono il 15-20 ecco questo è il significato di queste analisi ricordatevi stiamo parlando di mondo aleatorio e di analisi di probabilità non stiamo andando ad analizzare mondi previsionali con la sfera di cristallo quindi questo è fondamentale da andare a ricordare poi ci sono le due medie guardate che meraviglia l'appoggio della candela daily all'interno delle due medie che proprio eh, in questo caso fungono da resistenza e non è solo questa la resistenza che bitcoin deve battere perché mh, queste medie difficilmente oggi sono aggredibili me lo aspetto più domani sono sincero se bitcoin vuole spingere domani mh, secondo me che è un po Uh, darà un'altra legnata uh, però poi qui ragazzi c'è il finimondo perché tra le altre cose dobbiamo anche ragionare su un'altra ottica cioè la fase vedete di, dei ritracciamenti di Fibonacci di questo mini trender il bassista che in questo momento incontra proprio su questo livello lo 0,5 del um, livello di Fibbo e poi abbiamo lo 0,61,8 fino addirittura allo 0786 che rappresenta in pratica una figura di inversione potentissima se non viene superato quindi tutta questa area è una forte resistenza per bitcoin e qui si gioca la partita questa zona qui ragazzi tutta questa zona qui mh, che vi ho in pratica indicato adesso leviamo il fibo e rimettiamo lo, mh, la struttura questa zona è la forte area di resistenza ha toccato il primo mh, eh, livello Può tranquillamente arrivare a 29,6-30.000 eh, dollari. Ora eh, parliamo di questo sull'altro grafico. Quello che eh, vi ho fatto vedere lunedì della mia operazione della settimana, proprio per indicarvi quali che sono i miei target. Adesso, ovviamente, io sono entrato, ragazzi, nella giornata di ieri con l'intera Academy. Siamo entrati anche ad un ottimo prezzo, intorno ai 27,5, perché abbiamo un po' anticipato l'ingresso. Questo con tecniche di trading è chiaro, ragazzi. Non si può fare. In altro modo in questa fase. Eh, cioè, insomma, è ovvio che aspettare il daily su operazioni di questo eh, livello temporale di brevissimo, non, non ha senso. No, dobbiamo entrare un po' anticipando i mercati che abbiamo fatto ieri pomeriggio eh, tra uno spritz e un altro, tra le altre cose, perché, ragazzi, scherzosamente dicevo in accademia che <ride> ero già al terzo spritz, perché sono eh, a Tenerife in eh, vacanza e quindi. Ero il terzo spritz, però, uh, però avevo comunque programmato l'operazione, quindi quando è entrato l'arlet via eh, l'Alert, eh, l'operazione è entrata comunque, no? Quindi <ride> si scherzava proprio oggi in Academy, che quando programmate tutto potete essere anche un po' drunk, no? Eh, comunque va lo stesso. Allora, eh, questa zona qui è, è quindi da monitorare, ragazzi, però la spinta a fare nuovi massimi può arrivare proprio in questa fase uh, io attendo però non mi aspetto gioco facile ve lo dico in maniera semplice questa cosa qui uh, non mi aspetto gioco facile però bitcoin potrebbe stupire soprattutto se nasdaq accelera uh, come vi, vi dicevo per una serie di motivi tra le altre cose ci sono dei cicli per chi ama i cicli inversi anche ci sono dei cicli inversi che sono diventati ribassisti questo significa che bitcoin potrebbe fare nuovi massimi entro pochissimi giorni Giorni uh, non vi tedio con queste cose perché si va a complicare un po' il tutto senza un reale valore aggiunto, poi perché in realtà qui la, la scelta operativa è sempre quella di andare a favore di trend quindi long e poi attendere quello che fa il mercato quindi. Al di là di quello, i inversi ci possono dare un'ulteriore conferma. Questo è vero, però poi non danno un'informazione aggiuntiva uh, a livello operativo. cioè A livello operativo dovete fare sempre la stessa cosa, quindi non cambia, perciò, ne parlo pochissimo sul mercato. Allora, ragazzi, detto questo, um, eh, eh, passiamo all'analisi di questo grafico che mi stavo confondendo, guardando un po' di linee. Allora, questa era l'operazione che mh, vi avevo indicato nella giornata di lunedì è quello che avrei fatto io. Stato chiuso un ciclo ehm, tresi proprio in questo punto il 25 di ehm, eh, ap ap aprile probabilmente anche se il minimo è stato fatto il eh, 24 quindi ragazzi qui poi un po di scelta se fate una close eh, seguendo un po le linee insomma con il, i prezzi proprio precisi o no non mi cambia granché, vi dico francamente, anche qui eh, io sono molto, va insomma, sono molto ehm, legato al guardare i movimenti del mercato piuttosto che i singoli shadow, perché insomma, si sbaglia facilmente in quel modo, ragazzi, ve lo dico, eh, i mercati poi non è che sono così precisi e c'è poi un'anomalia proprio sull'analisi ciclica. Che riguarda proprio l'utilizzo dei minimi, dei prezzi, insomma, sono cose da psicopatici poi e da uh, masterclass no, di ciclica. Però comunque in ogni caso uh, possiamo considerare la struttura fatta anche in questo modo, quindi da qui nuovo ciclo settimanale che stiamo uh, andando a vedere. E al secondo giorno, quindi mh, oggi dovrebbe fare un po' di debolezza, ma al di là di questo uh, teoricamente la conclusione di questo ciclo è prevista intorno al primo uh, o al 2 maggio, intorno alla fine di maggio, dove potrebbe avvenire il massimo. La uh, struttura di questa fase potrebbe avere una struttura così di natura ehm, binaria e poi fare il massimo appunto prima dell'1 maggio, che dovrebbe essere teoricamente in questa zona intorno ai 29:30. Perché? Perché dai miei calcoli sulle strategie settimanali che stiamo seguendo anche in Academy, il target di questo movimento al rialzo dovrebbe essere ehm, un'area un di prezzo che va dai 29.500 circa alla, ehm, anche ai 30.000 e qualcosa, questa zona qua, 30.500. Tutta quest'area è un target price, sono mille dollari, lo so, sono tanti, però non c'è altro modo. Qui semplicemente si ragiona in questo modo qui, ragazzi. Quando il mercato entra in questa fase, <ride> eh, si. Sì, ehm... Eccomi ragazzi, scusate. Allora si ragiona in uh, trailing stop uh, oppure in take profit a metà intorno ai 30 oppure trailing stop da qui. Quindi la minima inversione si esce, punto, a fine dei giochi. Molto semplice. Questo perché? Perché è una strategia costruita sul ciclo settimanale, quindi chiude entro la fine di questa settimana però per operazioni più lunghe, holding eccetera, io starei attento a chiudere posizioni, starei eh, in attesa, cioè o mi inverte questo grafico che state vedendo qui, quindi in pratica attenderò una uh, fase di rialzo, poi un'eventuale fase di ribasso che deve fare una cosa del genere, allora solo allora a una inversione su questo grafico, Uh, anche le posizioni in hold, um, eh, che ne ho riaperto qualcuna, eh, devono riuscire, ragazzi, ma insomma, perché qui eh, la situazione è delicata, ve l'ho detto, uno snodo una rottura di scatole. lo so, per molti, però bisogna stare, in quando ci sono gli snodi, bisogna stare sul mercato, proprio sulle montagne russe, c'è poco da fare, se si vuole fare bene l'operatività a livello di trading. Mi aspetto, in ogni caso, che magari anche nel prossimo ciclo, Ehm, settimanale se questo ciclo sarà appunto costruito in questo modo, il mercato possa andare a breccare i massimi e quindi regalarci l'ultimo spunto di cui vi ho parlato proprio nella giornata di lunedì. Cosa ne pensate voi? È un uh, spunto che um, andremo ad analizzare anche entro il weekend, ovviamente sicuramente venerdì, ma mi preme farlo dopo il 2 maggio, cioè la, uh, dopo la close di questo eh, trezi, di questo ciclo settimanale, perché mi interessa guardare dove va questo ciclo settimanale, se ce la fa. A spuntare oppure se questa campana rialzista si ferma qui e i giochi sono fatti io l'arrivo in questa zona almeno ai 29.6 me lo aspetto ragazzi ma in ogni caso questa strategia a fine settimana chiude se sono stati raggiunti i target eh, sia eh, se non sono stati raggiunti quindi questo ve lo dico per, per capire perché questa è una strategia che mh, ha una durata molto breve però l'arrivo in questa zona me lo aspetto eh, andiamo poi a ragionare successivamente alla di questo ciclo settimanale, se il mercato può andare a fare nuovi massimi, perché? Perché, se questo ciclo settimanale chiude alto, ragazzi, per esempio, 29 e qualcosa. Allora, la spinta, no, per fare 31, 32 c'è, perché nel prossimo ciclo c'è, anche perché siamo in un nuovo mensile probabilmente anche per Bitcoin. Detto questo, eh, c'è da attendere questa fase molto bella, molto delicata, che meraviglia questo periodo delle ragazzi, eh, insegna veramente tantissimo, sfruttatelo all'ennesima potenza. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao raga.